Cosa dice questa iscrizione? Questa iscrizione invita le persone a non buttare immondizie e casomai anche fare i nomi di quelli che trasgrediscono quest'ordine. A quanto risale? 1760. Il problema dei rifiuti a Palermo sembra essere una dannazione secolare. Qua succede anche questo. Lei ha messo questo cartello, chiesa chiusa... Per eccesso di munnizza in piazza. Beh, un gesto clamoroso. Un gesto forte, però ha funzionato. Chiudere la chiesa, ha funzionato. Sì, però soltanto per poche ore, ma ha funzionato. Cambiamo zona, a due passi dal Foro Italico, uno dei salotti buoni della città. I bimbi giocano a fianco a questa discarica a cielo aperto. Perché si creano situazioni come queste? Perché questo è uno di quei tanti quartieri della città che non è servita alla raccolta differenziata porta a porta, per cui i cassonetti stradali sono strapieni, non sempre vengono ritirati a causa della mancanza di mezzi, a una mancata riorganizzazione aziendale della RAP. Ha 700 impiegati nei servizi di raccolta quanto ne ha Milano, però Milano ha il 65% di raccolta differenziata, Palermo ne ha il 16%. Come se non bastasse, ai palermitani è arrivata pure la notizia dei 101 netturbini della RAP, presunti assenteisti indagati dalla procura per fatti avvenuti 2 anni fa. No, sulla questione degli assenteisti non vuole parlare. Anche se nulla c'entrano con il paesaggio odierno, ingrossano fiumi di rabbia e frustrazione. Non si fanno queste cose, la gente è qua tutta piena di sporcizia, una porcheria, e loro fanno queste che prendono un bello stipendio. Non è giusto. Questa è una cosa che succede in Sicilia solo, che timbrano e se ne vanno, e qua è sempre sporco. Se non lo facciamo noi altri, il netturbino viene ogni 20 giorni. Siamo sdegnate completamente, rubano anche a noi, ci rubano perché loro timbrano, fanno finta che stanno lavorando e rubano. E noi paghiamo. E noi paghiamo. E noi paghiamo la tassa. Queste persone, quando vengono smascherate e hanno le prove ufficialmente, devono licenziare, portarli in galera, perché sono persone che hanno rubato. Non sospendere di lavoro e poi ritornano di nuovo e cominciano peggio di prima. Ci pensa la giustizia, dico, poi spero solo che si pentano anche di quello che hanno fatto.